Buonasera gentili signore e signori e benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report, in collaborazione anche con la rete televisiva del digitale terrestre interregionale e con la rete radiofonica in FM stereo, anche quest'ultima a livello interregionale. Dunque, veniamo subito al tema di oggi, parleremo di alcune caratteristiche particolari che possiede l'acqua. Lo facciamo con il maestro Manuel Cirio, intervistato da Flavio Ciucani, un noto ricercatore che lo avremo anche prossimamente qui a Pianeta Oggi Reporter. Dunque, può partire subito il nostro servizio da Porto Sant'Elpidio, siamo nelle Marche. Abbiamo incontrato il maestro Manuel Cirio ad un incontro spirituale organizzato da Giorgio Bongiovanni. Perché Manuel Cirio va ad un incontro spirituale? Allora, io tanti anni che faccio questa mia ricerca, dove cerco di trovare delle corrispondenze in tutto quello che, a parte Giorgio Bongiovanni dice, ma anche tantissimi altri mistici oppure contattati, oppure anche adesso fisici, perché praticamente adesso il misticismo secondo me sta un attimino lasciando il posto a quello che viene definita poi la vera scienza, che non esiste separazione fra misticismo e scienza, ma esiste una realtà unica che presto verrà spiegata, come sta succedendo per tantissimi, in tantissimi campi, ecco. Allora, il maestro Cirio fa lezioni di musica anche alle elementari. Qual è l'approccio con i bambini, per spiegare la musica? Allora, l'approccio con i bambini è semplicissimo perché io suono la tromba. Allora mi porto sempre dietro queste piccole trombe che si chiamano pocket, cioè trombe tascabili, che sono in molti casi anche colorate, blu, rosse, arancioni, e attirano molti i bambini. Però insieme al fatto di capire se questi bambini, se ci sono dei bambini portati a suonare appunto la tromba a livello di labbra, a livello di musicalità, insegno anche loro le prime nozioni di musicoterapia e suonoterapia, soprattutto utilizzando le conoscenze che ci ha portato Masaru Emoto, che è questo scienziato giapponese che ha scoperto con il microscopio, per cui è un aspetto riproducibile scientifico al massimo, ha scoperto che le molecole dell'acqua interagiscono con le vibrazioni dei suoni alle quali sono sottoposte, non solo le vibrazioni dei suoni, ma anche qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di vibrazione, siccome tutto vibra, anche una foto, un'immagine, un programma televisivo. Se noi mettiamo un bicchiere d'acqua davanti a un programma televisivo positivo, dove si parlano, dove vengono raccontate cose belle, armoniose, eccetera, poi Masaru cristallizza una molecola di acqua, fa un fiocco di neve praticamente, lo mette al microscopio e vede che questo fiocco di neve ha assunto le forme della geometria sacra, con forme meravigliose che potete trovare su YouTube. Mettete Masaru Emoto e verranno fuori tutti questi esperimenti al microscopio meravigliosi, che fanno capire che se noi viviamo in un mondo di armonia e di vibrazioni belle, tutto il nostro corpo, siccome siamo fatti di acqua, Infatti volevo dire questo, sì. ecco, siamo fatti di Diciamo. acqua, diventiamo noi più belli, più sensibili e tutto il mondo diventa più bello e armonioso. Se invece usiamo suoni non armoniosi e distruttivi, è chiaro che creeremo un mondo di distruzione e non armonioso. Quindi non è soltanto una lezione di musica, ma anche una No. lezione di energia. Una lezione di energia, una lezione di vita, anche perché poi la NASA ha mandato un satellite che si chiama Chandra, cioè anche se vi collegate su internet lo potete trovare, che ha dimostrato che noi siamo immersi in un campo totale di energia, cioè non esiste più la separazione, il vuoto cosmico non esiste più, come dicevano anche gli antichi testi Veda, e tutti i santoni, tutti i mistici, Giorgio, Gesù, tutti quanti hanno sempre detto che non esiste la separazione, come in alto quanto in basso. Adesso la fisica quantistica ha spiegato questa cosa, ma anche perché hanno mandato dei satelliti con dei sensori particolari. E Greg Braden, potete digitare su internet, su YouTube, la Matrix Divina, fa vedere questa foto che è meravigliosa, è bellissima. Io ci ho fatto anche delle meditazioni, perché ci fa capire come tutto è collegato, non esiste separazione tra me e il centro Quindi dell'universo. praticamente Viviamo ogni, immersi in una esatto, bolla di energia ogni praticamente. corpo emana la sua energia, la quale si Esatto. collega con le altre energie di altri corpi, per cui è tutta una massa di energia Tutta una in massa di cui il vuoto non esiste più. No, e ognuno di noi, a seconda della nostra consapevolezza, della nostra voglia di capire, di comprendere, eccetera, si collega a questo mega campo che può essere definito un mega computer universale, dove ci sono tutte le informazioni.
La consapevolezza poi e la maturità dell'anima di ogni singola persona fa sì che ogni persona poi attiva nel cervello delle zone che si collegano poi a questo campo e riceve le informazioni. Tutto questo che per noi adulti diventa un ragionamento razionale e scientifico, come viene recepito dai bambini dell'elementare? I bambini lo capiscono subito, soprattutto il discorso sull'acqua alla fine della lezione. Sempre uno, due o tre bambini si alzano, perché io alla fine della lezione dico loro: prendete un bicchiere d'acqua, prima di berlo dite una bella frase d'amore all'acqua, cioè ti voglio bene, ti ringrazio, grazie per quello che fai per noi, e poi la bevete con la consapevolezza che avete cambiato il livello vibratorio dell'acqua stessa. E allora i bambini mi dicono: bene maestro, allora possiamo diventare dei depuratori. Ed è quello che fa Masare Moto, perché per esempio Masare Moto insieme al suo gruppo ha purificato l'acqua per esempio di laghi in Giappone che era inquinatissima. C'è nel suo libro, c'è la foto del cristallo prima di questo, perché praticamente si mettono a pregare tutti intorno al lago, a dire delle cose belle, positive, poi anche con autoparlanti inviano all'acqua questa musica armoniosa, eccetera, e praticamente ha scoperto il modo per depurare l'acqua. Fra l'altro, quando è successo il disastro di Fukushima, Masare Moto ha mandato l'email in tutto il mondo a tutti i suoi collaboratori con la preghiera di far dire soprattutto ai bambini una preghiera per l'acqua di Fukushima, perché esistendo questo campo di energia, anche se noi preghiamo qui in Italia, la nostra preghiera arriva nel luogo dove noi la vogliamo inviare, e praticamente stanno cercando di dare qualità vibratoria all'acqua di Fukushima, che è un'acqua completamente devastata da quello che è successo. Ti faccio una domanda provocatoria: questo atteggiamento che tu spieghi benissimo ai bambini potrebbe essere deviante invece dall'atteggiamento di coloro che dicono ai bambini di impegnarsi socialmente? Cioè, sembrerebbe una cosa individuale. No, è una cosa collettiva, cioè più noi facciamo questa cosa, più l'acqua si depura, più ci depuriamo noi. Cioè, se noi riusciamo a vivere in luoghi e in posti, per esempio anche a scuola, noi stiamo facendo degli esperimenti, perché la scuola è un posto molto rumoroso a livello anche disarmonico, no? I bambini fanno molto chiasso, durante la mensa fanno un sacco di rumore, pentole che cadono, bicchieri, bimbume. Invece cercare di dare anche in certi momenti della scuola dei suoni, far ascoltare dei suoni ai bambini armoniosi, li aiuta, perché la loro acqua interna si purifica, per cui diventano molto più calmi. Si può usare anche la cromoterapia con delle luci particolari, cioè creare degli ambienti nei quali la vibrazione di base è molto alta. Quindi l'insegnamento della musica diventa anche l'insegnamento al comportamento umano. Comportamento umano, perché essendo tutto vibrazione, ognuno di noi è uno strumento, è un suono. Cioè io, come sono adesso, emetto un suono di base. Anche su internet si possono trovare, faccio vedere anche ai bambini i suoni dei pianeti, c'è il suono della Terra di base, no? Sì. C'è il suono di Nettuno, Urano. I bambini rimangono affascinati perché finalmente riescono a capire con molta semplicità che tutto è vibrazione, tutto vibra, qualsiasi cosa, per cui tutto è suono, è una canzone, è uno strumento che suona, per cui praticamente ognuno di noi, chiaramente Giorgio Bongiovanni o non so, il Papa o qualcuno avranno la loro vibrazione di base come ce l'ho io, non so, un criminale avrà la sua, per cui ogni persona, ogni essere vivente, ogni cosa vibra a una determinata vibrazione, pertanto se noi lavoriamo sul suono. Adesso ci sono anche moltissimi medici e hanno fatto vedere anche TG Leonardo 3-4 anni fa una specie di scanner, no? Che verrà, spero, dotato a tutti, verrà dato a tutti i medici di base, perché praticamente è stato tarato con le vibrazioni di base di ogni singolo organo. No? Per esempio un cuore sano vibra da A, per cui se ti mettono davanti lo scanner e tu non hai quel tipo di vibrazione, inizia a suonare, allora il dottore ti dà gli esami da fare per il cuore, perché è il cuore che non va. Perché ogni... qualsiasi cosa emette vibrazione, per cui Nicola Scarposiena, un sacco di scienziati, eccetera, stanno iniziando e hanno già tarato tutti gli organi del corpo, per esempio. Quindi più armonia. Virus, batteri, vibrano a una certa frequenza, per cui poi c'è il concetto di risonanza, perché due persone fanno la stessa cosa, uno si ammala, oppure ci mettiamo dentro una camera con dell'amianto, tutti ammali o no, o viceversa, perché? Perché la persona che si ammala entra in risonanza con la vibrazione negativa dell'amianto, ma perché entra in risonanza con la vibrazione dell'amianto? Perché nella sua vita c'è un qualcosa che gli ha abbassato il suo livello vibrazionale e può entrare in risonanza.
Perfetto, ringraziamo il maestro. E... comunque su internet c'è tutto, voi cliccate Masaru Emoto su YouTube, su Google, eccetera, troverete tutto ed è fantastico perché ci sono anche dei bellissimi documentari che durano 10-15 minuti, talmente questa è una cosa che sembra complicata ma in realtà alla fine è semplicissima. Cioè noi siamo fatti di acqua e se viviamo in luoghi e in posti dove c'è armonia la nostra vita sarà armoniosa, sarà bella, e se invece noi creiamo dei mondi o delle situazioni negative, dissonanti e non armoniose, ne paghiamo poi le conseguenze, soprattutto a livello di salute mentale e fisica. Grazie maestro Silvio. Grazie a voi. Ritorniamo in studio, ringrazio Manuel Cirio per queste spiegazioni molto interessanti, altresì un ringraziamento a Flavio Ciucani che ha curato questa intervista per Pianeta Oggi Report. Grazie anche a voi che ci avete seguito, gentili signore e signori, la più cordiale buonasera.